Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi continuiamo la nostra avventura con la Roma, con questa Master League signori, episodio 32 se non sbaglio. Dico subito una cosa importante, sto registrando in rapida successione signori. Oggi mi fermo, così avrò il tempo di recuperare i commenti che mi lascerete nei discorsi in questi video e nel prossimo magari risponderò o accetterò i vostri consigli. Detto questo, signori, noi veniamo da una brutta sconfitta, no, brutta no, però dalla prima sconfitta in campionato contro il Milan, venuta cioè una partita molto rocambolesca, però sì, abbiamo perso 4-3 contro il Milan e va bene, ci sta. Sapevamo che la prima sconfitta saremmo dovuti arrivare, non siamo una squadra costruita per vincere subito il campionato, ma passo dopo passo ci riusciremo, signori, ci riusciremo. Detto questo, prima di aprire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. E noi partiamo col video e procediamo con la prossima partita. Aspettate, no, perché io mi sono dimenticato di salvare. Mi sono dimenticato di salvare alla fine dello scorso video, quindi salviamo subito prima che ci siano problemi vari e poi non riusciamo a recuperare. Irrecuperabile. Procediamo all'incontro, signori. Si scende in campo, si scende in campo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, spero che stavolta lui la formazione se la ricordi. Non c'ho voglia di fare tattica. Non ho sbagliato. Formazione. Cambia utente. Oh, se la ricorda. Dio sia ringraziato. L'unica cosa che dobbiamo andare a cambiare tutti i giocatori. Va bene. Allora, Jorga fuori per il pendolino Cafu. Vorlangen fuori per Cellini. Ximenes fuori per Totti. Bavangida fuori per Castello. Henry cambia di qua e Bavangida mettiamo di qua. Miranda diventa di qua e Miranda esce per Stojkovic. Stojkovic che l'altra volta con la doppietta si è presentato bene, si è presentato bene. Contro chi giochiamo, signore? Contro Buenos Aires. Non so che squadra sia il Buenos Aires, signore, sinceramente. Non mi viene. Ora, com'era, non mi viene in mente chi sia il Buenos Aires, forse il Boca Junior. Nelle magliette penserei possa essere il Boca Junior o il River Plate. Non lo so, signori. Scrivetelo nei commenti. Espimas vuole farsi notare, ma lo fa malissimo. Lo fa malissimo. Allora, signori, io direi tornare alla vittoria perché la cura contro tutti i problemi è la vittoria. Stojkovic, parti male, Stojkovic mio. Hai perso un pallone sanguinosissimo, Stojkovic mio. Meno male che c'è Ivanov. Meno male che c'è Ivanov. Meno male che c'è sta Ivanov. In tutto questo potremmo anche pensare di acquistare. A parte il fatto che non abbiamo i punti per fare nulla. Io parlo di acquisti, 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 ma non abbiamo i punti per fare nulla. Mannaggia. Che si vanno a chiudere tutti quanti lì dentro, che poi non riesco a trovare l'uomo giusto. Potremmo anche pensare all'acquisto di un portiere. No, 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 no! Ivanov, meno male, ci ha salvato lui. Saviola, ottimo. Oh, giochiamo contro. Signori, era libero di calcio. Mamma mia, come siamo messi male in difesa, signori, come siamo messi male in difesa. Come siamo messi male in difesa. Stojkovic, Stojkovic mio, devi, tu sei stato comprato. No, no, no. Confermo che siamo messi malissimo in difesa. Meno male, stavolta il salvataggio è andato bene. Valeri riesce a prenderla di testa. Sì, Stojkovic è alto 1 metro, una tic tac. Totti per fortuna c'è lui. Pallone arriva Stojkovic che decide di partire. Stojkovic. Cercato l'1-2 con Henry. Perché non sono andato avanti? Mannaggia a me. La batte Stojkovic che si gira. Totti, 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 Totti. Bavangida, Bavangida all'angolina. Ci ha provato Bavangida a cercare l'angolino. Non c'è riuscita. Allora, se noi riusciamo a mettere Stojkovic nel punto giusto tra la difesa e l'attacco. Attenzione, Bavangida. No, ho sbagliato. Cazzarola, però, dai. Questi sono ovunque, sono ovunque, sono ovunque. Mannaggia di una miseria, sono ovunque. Ah, calcio d'angolo per loro. Nel senso, sono ovunque che non. Agnella. Agnella? Chi è Agnella? Non lo conosco. Calcio d'angolo, pallone al centro. Riusciamo a uscire? No, non riusciamo a uscire. Se riusciamo a uscire, Vorlanghen è insostituibile comunque, signori. Vorlanghen è un mostro. Vorlanghen non lo posso proprio levare.
Attenzione, Babangita, Trovarri! Babangita, Trovarri! Trovarri! Che la silurata di Arri che però non riesce a trovare l'angolino. Vorlanghen è un mostro, signori. Vorlanghen è un mostro. Cioè, mi dà tranquillità proprio in quel ruolo. Non lo so, non lo so. Vorlanghen proprio non lo sostituirei proprio. Stojkovic, 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 Stojkovic. Se è fatto chiudere, se è fatto chiudere Stojkovic. Cercato il pendolino Cafu, grandissimo il pendolino Cafu che manda. Attenzione, Stojkovic, Stojkovic ci prova da fuori. Signori, però non va bene così. Ci stiamo a provare in tutte le salse, ma dobbiamo riuscire a segnare. Io capisco i tiri da fuori, capisco tutto, ma dobbiamo trovare il gol, perché se non segni non vinci. Se non segni, vedete, Vorlanghen è ovunque. Vorlanghen è ovunque e mi dà una sicurezza impressionante sto giocatore. Guarda come ha recuperato ancora sto pallone. Il pendolino Cafu se n'è andato. Il pendolino Cafu se n'è andato. È partito il pendolino, signori. È partito il pendolino. Non gliene frega niente di Babangida. Invece lo cerca. Baba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Ha lo spazio per fare tutto e fa la cagata più terribile del mondo. Fa la cagata più terribile del mondo. No, signori, a posto. E Shivanov. Mamma mia, l'ha buttata fuori. Mamma mia, l'ha buttata fuori. Come cazzo lo è che eravamo senza difesa? Qualcuno me lo sa spiegare. Valeri mio, salvataggio. Salvataggio. No, Valeri comunque, scorsa partita contro il Milan e anche oggi ha fatto due salvataggi che gli valgono la conferma. Valeri sarà. Non lo tocchiamo più. Valeri e Vorlanghen saranno gli unici due giocatori che noi terremo fino a fine carriera, signore. Sì, purtroppo sì. Dico purtroppo perché dico, potremmo metterci un Roberto Carlos su quella fascia che mamma mia, mamma mia. Harry si trova in una posizione di campo che non è la sua. Harry, 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 Harry. Stiamo parlando per Babangida che ci arriva. Bamba, il Bamba, il Bamba la deve solamente tirare. Temporeggio troppo, sì. Vedete, Vorlanghen, Vorlanghen, Vorlanghen ti dà quella sicurezza del Bamba. Il Bamba, brutto fallo. Brutto fallo, ma non lo ammonisce. E quando mai? Perché? Perché ammonirlo? Totti, 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 Totti. Per Espimas, che cerca lo spazio. Totti, 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 Totti. No, ma perché lì? Ma perché lì? Valeri. Mamma mia, Stromer ci ha salvato pure lui. Stromer ci ha salvato pure lui la vita. Valeri, 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 per Stojkovic. Stojkovic. Stojkovic, non benissimo oggi. Non benissimo oggi Stojkovic. Questo salta di testa da solo. Riusciamo a prenderla di testa? No. Ah, nei minuti di recupero no. Nei minuti di recupero no. Bravo Ivanov. Mamma mia. Ivanov, non la devi tenere. Niente, la volevo passare a terra. No, l'ha dovuta mandare via. Verso non si sa chi. Va bene, non ci siamo, non ci siamo, signori. Non ci siamo, non ci siamo. Spostiamo Babangida. No, no, ho deciso. Il prossimo acquisto deve essere, signori, un. No, non voglio. Deve essere un esterno. Un esterno. Un esterno. Bisogno di tranquillità su quella fascia. No, 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 già, gioco, gioco. Dai, 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 ripartiamo, dai, ripartiamo. Bisogno di tranquillità, bisogno di velocità. Vorlanghen, io ti esalto e poi tu non riesci a farmi un intervento. Cazzola della mis. Grandissimo. Dučić, Stojkovic, Stojkovic. Che oggi sullo stretto sta un po' faticando. Stojkovic oggi sullo stretto, però attenzione, è partito. Stojkovic, Stojkovic, Stojkovic. Cerca l'1-2, Stojkovic. Mannaggia, Arri mio, perché gliel'hai messa? Buono, buono. Totti, no, Totti, 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 pallone fuori. Pallone fuori, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Cafu, Cafu per Totti, Mi dà un fastidio che non riusciamo, che ci anticipano su tutti i palloni, mi dà un fastidio. No, rosso per Totti, no. Ma che cazzarola dici, dai, ma che cazzarola stai a dire? Ma non era minimamente un fallo. Da cartellino rosso, dai, ma non esiste. Ma non esiste, ma non esiste, ma non esiste, dai, non esiste. Sì, ma salva quello che cazzo la vuoi, ma non esiste, dai.
Non esiste. Ci costringono a giocare in 10. Babangi. Mamma mia, che nervi. Tra l'altro Valeri era pure partito per la tangenziale. Valeri mio, ti fai bruciare però così? No, 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 signori. No, no, no. Stiamo scherzando. Che ho preso il pallone, ma dai, avevo preso il pallone. Palo! Ma che... Posso tirare qualcosa? Per cortesia, posso tirare qualcosa? Una cosa qualsiasi, una cosa, posso tirare qualcosa? Guarda con chi stiamo a perdere, guarda con chi stiamo a perdere. Non riescono a fare due passaggi di fila questi e noi stiamo a perdere con questi. Stojkovic, Maluccio, Maluccio oggi Stojkovic, decisamente sì. No. Dov'è la mia difesa? No, vabbè, no. Ma che problemi hanno tutti, signori? Ma che problemi hanno tutti? Non lo so cosa sia successo, signori. Non lo so, non lo so. Completamente in rinco, una squadra completamente in rinco. Una squadra completamente ribabangita che tira pure così, dai. Al 17esimo, sotto 2-0 contro chi cazzarola erano? Il Buenos Aires. Io sono scioccato, sono scioccato. Non so veramente che cosa dire. Questo continua a fare quello che cazzarola vuole. Mi hanno buttato fuori Totti per un qualcosa di inesistente, per un fallo a centrocampo inesistente. Cioè, il fallo magari ci stava, ma il rosso è stato qualcosa di veramente esagerato. Sì, vabbè, questa ormai fischia qualsiasi cosa. Buttami pure fuori al Vorlande. Questa ormai fischia qualsiasi cosa, signore. È impressionante. Non abbiamo completamente girato davanti. Completamente girato. Abbiamo avuto due occasioni all'inizio che abbiamo sbagliato. E quando si dice occasione sbagliata, gol sbagliato, gol subito. Sì, è proprio vero. È proprio vero, porca miseria. Babangida, Babangida, Babangida. Valeri, 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 Valeri. Stojkovic, 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 Stojkovic. Sbagliamo pure questi, sbagliamo pure questi. Sbagliamo pure questi. Sbagliamo pure questi, non so più che dire. Sbagliamo anche le cose semplici. Babangida. Cazzarola fai, ma mi ha preso. Ero riuscito a recuperare il pallone e mi ha preso il passaggio che mi era. Saviola, Saviola, mamma mia. Saviola, tanta roba. Boh, io non. Certe cose non le capisco. Certe dinamiche. Cioè, io sono scarso, non lo metto in dubbio, però dai, veramente così, no. Veramente così, no. Veramente così, no. Cafu, anche Cafu impalpabile oggi. Babangida cerca Stojkovic, che ricerca Babangida, che cerca lo spazio. Il Bamba, il Bamba. Abbiamo potuto trovare il gol del 2-1, che ci avrebbe dato un attimo, che ci avrebbe un attimo ridato speranza. Invece, due partite che perdiamo in maniera stupida, due partite che perdiamo in maniera stupida contro il Milan. Perché non mi ha preso la triangolazione? Non mi ha preso la triangolazione. Guarda, guarda con chi stiamo a perdere, con questi che stanno a fare la melina pure, stanno a fare melina pure. Ma tu ti immagini con chi stiamo a perdere? Ma tu ti immagini con chi stiamo a perdere? Vai Babangida, fammi uno dei tuoi scatti, vai Babangida. Ottimo, veramente, ottimo controllo di palla, veramente. Complimenti a Babangida che ha fatto una cagata terribile. Ottimissimo il controllo di palla, non riusciamo a fare due passaggi di fila. Pallone non arriva a Stojkovic. Niente, niente, è finito, no, non... Ah, mi dà fastidio perdere queste partite, mi dà fastidio perdere queste partite. Perché dai... Rimessa laterale.
Vedi perché non sopporto giocare con l'analogico? Perché non hai la precisione della levetta, mannaggia, del pulsantino. Il pulsantino sa, gli dici che deve andare da quel lato e lui va da quel lato. Stojkovic per Babangida. Che parte Babangida? Vediamo se riusciamo a trovare quantomeno il gol della bandiera. Quantomeno il gol della bandiera. Quantomeno il gol della bandiera. Al ritrovo il gol del 2-1. Vedete con chi stiamo a perdere? Cioè, ma con chi abbiamo perso, signori? Ma con chi abbiamo perso? E ci hanno pure buttato fuori l'uovo. Sì, Harry, fatti buttare fuori pure tu. E siamo tutti contenti. Ai, ai. Io non l'ho nemmeno toccato. Non l'ho nemmeno toccato, gli ha dato fallo. Assurdo, assurdo. Va bene, signori. Sapevamo che le sconfitte sarebbero arrivate. La concentrazione non c'è stata in questa partita e va bene così, va bene così. Brutta sconfitta, seconda sconfitta consecutiva, non me la sarei aspettata contro il Buenos Aires. Però va bene, ci siamo mangiati troppo sul primo tempo, ci siamo mangiati troppo sul primo tempo e non siamo riusciti a organizzarci bene. Rimaniamo inchiodati a 15 punti e siamo al quinto posto a pari punti col Barcellona. No, a pari punti col Barcellona, col Valencia e col Milan. Ok, la zona di retrocessione è lontana 4 punti perché retrocedono le ultime due, quindi Leverkusen e Dortmund in questo momento. Quindi va bene così, va bene così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!